E finalmente con l'approvazione della direttiva Eurovignette passa il concetto di chi inquina paga, chi usa paga. Si passa finalmente dall'esistenza di 27 sistemi diversi attualmente esistenti ad un unico sistema per tutta l'Unione Europea, altro fatto fondamentale. Si passa a tassare gli automezzi a seconda delle emissioni nocive, quindi ci sarà sicuramente un rinnovamento del parco automezzi, soprattutto per le grandi aziende che avranno l'interesse ad acquistare e a dotarsi di automezzi ad emissioni zero. È stato introdotto un altro punto fondamentale, che è quello di obbligare gli Stati membri ad utilizzare parte dei proventi delle tassazioni per migliorare la sicurezza delle strade e anche per migliorare l'inquinamento, soprattutto acustico, delle nostre strade. Credo che questa sia una rivoluzione copernicana nel settore. Credo che c'è tanto altro da fare, ma sicuramente ci si è instradati sulla giusta strada, che è quella che deve andare al raggiungimento della transizione ecologica, e quindi siamo nel solco del Green Deal europeo.